Ciao a tutti amici di xtmardo.com, sono Ivan e benvenuti all'unboxing della nuova SimStorm Quickfire TK. Si tratta della nuova tastiera di casa SimStorm che si affianca agli altri modelli meccanici e anche sta meccanica che abbiamo già visto in passato come la Quickfire Rapid, la Quickfire Pro e la Trigger. La caratteristica principale di questa tastiera è la parte diciamo destra, come possiamo vedere dall'immagine. Il tastierino numerico posto solitamente alla destra dei tasti direzionali viene integrato con il blocco centrale di tasti come il tasto Home, il tasto Page Up, Page Down, End e ovviamente tasti direzionali, riducendo così la larghezza della tastiera e rendendola più compatta. Si tratta di una versione diversa da quelle 10K-less che girano anche tra le tastiere meccaniche perché comunque è presente il tastierino numerico come seconda funzione o come funzione principale, a seconda di come lo impostiamo. Vediamo la confezione, confezione che è comunque uguale a quella delle vecchie SimStorm. Abbiamo nella parte frontale l'immagine, diciamo lo stile della confezione è lo stesso, e nella parte destra vediamo che si tratta innanzitutto di una tastiera di tipo meccanico, appunto dotata di Cherry MX Red, come la Quickfire Pro già recensita, e con un layout italiano. Giriamo la confezione, nella parte posteriore ci troviamo altre informazioni della tastiera, abbiamo diciamo le specifiche, si tratta di una tastiera di tipo meccanico dotata di Cherry MX, non vi è indicato il tipo perché SimStorm mette in dote nelle tastiere diversi tipi di Cherry MX a seconda della localizzazione, quindi acquistandola per esempio all'estero può capitare di trovare la Quickfire TK con altri switch e in questo caso anche con altre retroilluminazioni, colori di retroilluminazioni diverse come bianco e via dicendo. Abbiamo appunto un design compatto con il tastiero numerico integrato, un 10K rollover fino ai 10 tasti come abbiamo già visto sulla Quickfire Pro tramite porta USB e non PS2, lame in acciaio per massimizzare la stabilità e la durata. Pad antiscivolo e distanziali della tastiera con piedini in gomma, tasti Windows possono essere disabilitati, 7 tasti multimediali che troviamo nella parte superiore e hanno anche funzioni di gestione della tastiera come la backlight sostanzialmente e un cavo intrecciato USB che è possibile rimuoverlo per migliorare la portabilità della tastiera. Nella parte destra della confezione abbiamo appunto indicata la retroilluminazione completa della tastiera, i tasti multimediali, l'10K rollover in USB mode e il layout compatto che vede il tastierino numerico integrato nel blocco centrale, diciamo. Apriamo la confezione. Ecco qua, togliamo il sigillo e passiamo all'apertura. La confezione è come quelle già viste in passato, abbiamo una tastiera protetta in un blister, diciamo, plastico morbido. Rimuoviamo la tastiera. Eccoci qua. All'interno della confezione troviamo, come per gli altri prodotti, lo strumento per rimuovere i cap e tasti in plastica realizzato tramite un anello. L'abbiamo già visto in passato. E la tastiera protetta ovviamente nel blister per non rovinarla. Ok, estraiamo la tastiera, eccola qui. L'estetica della tastiera è simile a quella che abbiamo già visto in altri prodotti SimStorm. Abbiamo tasti in vernice opaca per garantire un buon feedback durante l'utilizzo. Una finitura opaca anche del corpo della tastiera che rende molto piacevole alla vista, al tatto la tastiera. Vediamo se si può apprezzare maggiormente avvicinandola. Possiamo notare la parte posteriore della tastiera rossa, come abbiamo già visto sulla Quickfire Pro. Nella parte superiore sono presenti i tasti della gestione della retroilluminazione, per la gestione del playback e quelli per la gestione del volume. Notiamo anche il tasto che molto probabilmente servirà per inibire i tasti Windows durante la modalità, diciamo, game. La parte destra è quella interessante perché abbiamo il tastierino numerico integrato nel corpo centrale, troviamo infatti i tasti Insta, Home, Page Up, ma anche i direzionali nella parte bassa. Questo ci permette di avere un layout più compatto di una tastiera normale, ma senza rinunciare al tastierino numerico che può essere comodo in fase di digitazione, eventualmente nell'uso normale del computer. La parte alta mostra i LED di stato della tastiera, diciamo. Troviamo dietro il logo SimStorm e
il cavo in treccia USB, ovviamente placcato oro. Possiamo notare nella parte posteriore che il cavo è removibile dal blocco centrale, possiamo anche giocare con la posizione del cavo bloccandolo sulla sinistra, sulla destra o al centro e troviamo ovviamente i piedini regolabili con finitura in gomma nella parte superiore, si può apprezzare poco ma sono in gomma, che massimizzano il grip. Proviamo a vedere un attimino la retroilluminazione della tastiera, se riusciamo. Vediamo se il cavo arriva fino alla porta USB, ma sembra di sì. Ok, connettiamolo. Ecco qua la tastiera illuminata. Si può ovviamente apprezzare fin tanto che ci permette la videocamera. Comunque, il primo tasto F1 permette l'accensione e lo spegnimento della tastiera. Vediamo che rimane illuminato il tasto Function, che ci permette di abilitare le funzioni avanzate. È possibile regolare la luminosità della tastiera, portandola da un minimo ad un massimo, e cambiare la modalità di retroilluminazione. Questa è, diciamo, la modalità, potremmo dire, pulsazione. Come vedete, c'è un dimmer della luce e poi una crescita dell'intensità nuovamente. La modalità tasti game, diciamo, col blocco USD e i tasti direzionali. E la modalità totale della tastiera. Sono tre modalità diverse. Il tasto function rimane, può essere bloccato a seconda della modalità scelta. Come vedete, adesso è spento. Ma si può bloccare o sbloccare. Insomma, possiamo far funzionare automaticamente i tasti funzione anziché i tasti principali senza richiedere la pressione. Troviamo sul tasto destro qui la possibilità di passare da un sync rollover da un sync rollover a un anchor rollover tramite sempre porta USB come nella precedente versione. Vedremo nel corso della recensione sul nostro portale www.extremeorder.com maggiori impressioni sull'utilizzo di questa tastiera. Dovrebbe essere driverless, quindi non ci dovrebbero essere driver in dotazione con questo prodotto, ma verificheremo meglio più avanti. E cercheremo di eventualmente trovare difetti o pregi particolari di questo prodotto. Continuate a seguirci quindi. Un saluto da parte dello staff di Extreme Hardware.